Salve a tutti, e allora andiamo ad effettuare un'equilibratura sul valvolo motore di una Subaru. Quindi inizieremo in questo caso come prassi ad equilibrare valvolo motore e andiamo a riscontrare dei piccoli problemi di equilibratura, di squilibrio che vengono compensate. Andiamo a lavorare un po' sui contrappesi dell'albero motore stesso per poter arrivare alla giusta equilibratura. Quindi una volta sistemato l'albero si fa il secondo controllo. Come vedete qui nell'albero motore, ora giusto il tempo di fermarsi, andiamo a vedere le correzioni che sono state fatte sulla parte anteriore, sulla distribuzione. E sul lato del volano anche qui ho dovuto fare dei lavori di assestamento proprio dell'equilibratura, piccoli lavori sui contrappesi e viene sistemata l'equilibratura sull'albero motore. Una volta completato l'albero motore si procede nella sua verifica e andiamo a vedere tutto l'insieme con i vari componenti dell'albero motore. E allora, con un primo approccio che abbiamo messo sia la poleggia anteriore e il volano per come è arrivato, quindi si va a valutare la prima equilibratura per vedere se le due masse aggiunte sono equilibrate, il volano non ha portato nessun squilibrio, quindi il lavoro alla CNC è stato fatto ad opera d'arte, è un volano che è impeccabile nella sua lavorazione. Invece sulla parte anteriore abbiamo fatto degli accorgimenti. Ora andiamo a montare qui il prestadisco. Ok, guardate qui all'accensione dello spingidisco che cosa va a comportare. Quindi sul secondo supporto abbiamo un squilibrio proprio dovuto al montaggio dello spingidisco, non è tanto come posizionamento delle spingidisco, come altezza, come fori che non combaciano, è proprio uno squilibrio dovuto alla massa interna che è in ghisa, che va a lavorare con la frizione. Ora andiamo a vedere come a macchina ferma, vedete le piccole correzioni sullo smorzatore davanti, e invece sullo spingidisco andiamo a mettere qualcosa per poter fare l'aggiustamento dell'equilibratura, quindi andare a valutare dove è messo il materiale. Vedete qui ora nel primo controllo tutto è stato equilibrato. È stato equilibrato sulla massa dello spingidisco proprio per andare a vedere il funzionamento, come è stato ripristinato. Prima di procedere alla lavorazione si fa un controllo per vedere il punto esatto dello squilibrio. Guardate, sullo spingidisco ho messo del materiale proprio per far evidenziare quanto è lo squilibrio sullo spingidisco. Ora andiamo a correggere sulla parte interna di ghisa proprio per fare dei fori dall'altro lato, quindi nella parte opposta dello spingidisco dove dobbiamo andare a togliere materiale. Quindi dopo aver fatto le dovute correzioni anche sullo spingidisco si fa l'ultimo controllo e andiamo a vedere che l'equilibratura non ha più nessuno spostamento sia nel primo che nel secondo supporto, quindi andiamo a vedere che tutto è stato equilibrato. Appena la macchina si va a fermare andiamo a vedere un po' tutta la correzione che è stata fatta e nei punti come è stata lavorata. Guardate, quindi la parte davanti è stata completata sullo smorzatore e la parte del spingidisco sono stati questi fori di correzione che si sono dovuto fare per andare ad equilibrare il spingidisco.
poi tutto viene contrassegnato con dei numeri stampati sul volano spingidisco per il posizionamento della stessa posizione. D'accordo. Quindi andiamo a vedere il volano, che non c'è nulla da dire, e sullo spingidisco abbiamo fatto quelle piccole correzioni. Vedete, una lavorazione perfetta, ottimo come materiale. Questo è il spingidisco e abbiamo fatto quei lavori. Ok?